La proposta che oggi andiamo a sottoporre all'Assemblea Capitolina, nasce, diciamo, da lontano, da un'attività che dall'inizio della consiliatura, è stata portata avanti, che riguarda appunto, l'aggiornamento della normativa e della disciplina, in materia del piano triennale, insomma, sull'innovazione. E soprattutto su quelli che devono essere gli strumenti che un'amministrazione pubblica, in forza del codice dell'amministrazione, digitale, deve adottare. Noi sappiamo e conosciamo tutti i consiglieri, un po' come l'amministrazione capitolina nel corso, di questi ultimi 20 anni, anche insomma a causa dell'innovazione stessa, si è un po' mossa. Tanto per essere molto chiari, la conoscenza che noi abbiamo su questo è ovvio che, in alcuni casi può non entrare completamente nel merito, di tutti anche gli aspetti gestionali che spesso sono anche oltre, insomma, la nostra, piena, consapevolezza, ma sicuramente, da fuori e spesso anche gli stessi cittadini conoscono quello che è la definizione di organizzazione di Roma Capitale, che è qualificata un po' come la cosiddetta macchina amministrativa, e quindi un modello organizzativo basato di fatto, e su questo lo vediamo anche all'interno del regolamento uffici e servizi, un po', in silos, diciamo, verticali, e quindi con dei compartimenti, appunto definiti dipartimenti, che operano ciascuno per, le loro, competenze. Quello che spesso, salvo in alcuni casi, recentemente anche, insomma, quando sono state approvate le vice direzioni generali per aree tematiche, si è andato un po' in quella direzione. Roma si è iniziata a muovere in questa anche consiliatura, per immaginare un'articolazione, funzionale, diversa e più trasversale. Ora, che cosa succede? Di fronte a questa immagine, a questo modello di, macchina amministrativa, quindi di macrostruttura fisica, nel corso degli anni, e in questa consiliatura, a mio avviso, possiamo anche darne atto che, sull'altro versante, quindi su quello che potremmo chiamare la macrostruttura digitale, o appunto il numero elevatissimo di piattaforme e applicativi che, la città utilizza e che l'amministrazione utilizza, questa amministrazione molto si è fatto, se pensiamo soltanto all'agenda digitale, al piano triennale CT 1820 e ovviamente tutte quelle altre innovazioni che ci sono state, tali da rendere oggi Roma Capitale uno tra i primi, insomma, prime amministrazioni, dal punto del numero di vista dei servizi che sono stati digitalizzati. E anche i singoli consiglieri, penso. Ne abbiamo parlato tante volte anche in commissione, penso anche al collega, Coia sul tema del commercio, o alla collega Iorio sul tema dell'urbanistica e così via, che si sono, mossi, diciamo, anche nell'ottica, insomma, delle linee, programmatiche, per cercare ciascuno per il suo settore di, porre, diciamo, un'accelerazione su alcuni, ambiti che riguardavano la digitalizzazione. Quindi all'interno di questo, di questa attività, e molto era stato fatto anche dalla precedente. La sentiamo, consigliere, un attimo che ripristiniamo l'audio. Prego. Ecco qui, è necessario sicuramente fare dei passi in avanti su questo settore. Su questo governa, per così dire, la legislazione, il codice dell'amministrazione digitale, che, ancora oggi, e nella delibera ne abbiamo dato atto, insomma, è elemento di discussione, di dibattito, di approfondimento anche da parte della Corte dei Conti. Perché è evidente che una buona applicazione del codice dell'amministrazione digitale, che a tutti gli effetti è appunto a valore di legge ordinaria, necessita di innovazioni e di trasformazioni, ma soprattutto anche di investimenti che non si possono fare in un anno, in 2 anni, in 5 anni, ma vanno ovviamente sviluppati nel corso del tempo. Perché
pochi forse si rendono conto di questo, ma, oppure magari se ne rendono conto tutti, ma sicuramente quando si procede a una innovazione dal punto di vista tecnologico, quindi alla realizzazione ad esempio di una nuova piattaforma, l'organizzazione deve cambiare. Perché se l'organizzazione non cambia, di fatto stiamo creando un clone, stiamo creando due modelli uno accanto all'altro che di fatto potrebbero duplicare o rendere anche più difficile l'erogazione di quel servizio o alla gestione di un procedimento amministrativo. Quindi questa duplicazione, questa diciamo ulteriore attività che deve essere fatta mano a mano che questa amministrazione sta mettendo sempre più strumenti informatici, è quello di ripensare il modello organizzativo, ma da questo punto di vista il modello organizzativo digitale. Ed è per questo motivo che nasce questa proposta per fornire la definizione di un nuovo modello che utilizzato anche in altre città, che è fondato sul principio della cosiddetta città piattaforma. Ora, se noi prendiamo tutte le nostre la maggior parte dei servizi di Roma Capitale, ci rendiamo conto che un numero elevatissimo di questi servizi sono collegati o connessi a degli strumenti informatici. E quindi la discussione politica che sottopongo, diciamo, con questa delibera all'Aula è quella di avviare, sicuramente, di iniziare a mettere una serie di pilastri che mano a mano nel corso degli anni magari si evolveranno, miglioreranno, alcuni ne sono già stati messi, alcuni sono già oggetto di delibere, quindi questa delibera che propongo non è esaustiva di tutto questo tema, ma soltanto di alcuni aspetti. E quindi riuscire a fare in modo che il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Trasformazione Digitale possano, come dire, avviare un percorso più sinergico tra di loro da questo punto di vista. L'esempio del lavoro agile sicuramente è uno di questi. I punti della delibera, appunto, sono diversi, tra i quali anticipo di aver presentato anche ulteriori emendamenti che sono stati anche un po' il frutto e la maturazione anche del dibattito che c'è stato anche insomma in commissione rispetto alla delibera originariamente depositata. La proposta ha quindi come obiettivo quello sicuramente di rinforzare il ruolo anche del responsabile per la transizione digitale all'interno di Roma Capitale, ma contestualmente avviare un tavolo che è volto a comprendere meglio e a lavorare sugli impatti organizzativi dell'ente nel momento in cui entra, diciamo, in vigore un'innovazione dell'ente stesso. Il secondo principio è appunto il principio della città piattaforma, quindi quello che vede la condivisione e razionalizzazione degli ecosistemi verticali ed orizzontali. Per comprenderci, l'ecosistema orizzontale potrebbe essere ad esempio il GED, sistema elettronico documentale che utilizza da tutti, verticale magari un applicativo che una singola struttura utilizza. Tenendo conto ovviamente di tutte quelle implementazioni delle piattaforme abilitanti a livello nazionale che sono state integrati in questa amministrazione, pensiamo soltanto a SPID, a CIE e anche al lavoro che si sta facendo su NPR, ma ovviamente anche per fornire delle funzionalità comuni e la condivisione, perché è ovvio che mano a mano che il numero degli acquisti dell'amministrazione su questo settore aumenta, deve esserci una più precisa strategia e razionalizzazione. Su questo già c'è il piano triennale 18-20, adesso noi mettiamo le basi per quello ovviamente successivo. E concludo diciamo, per l'illustrazione con gli ultimi due punti. Il primo che riguarda il tema quindi della macrostruttura digitale, quindi è necessario immaginare quale possa essere quindi non più solo la macrostruttura fisica, ma la macrostruttura digitale di Roma Capitale. E in ultimo, tenere conto anche nel regolamento dei procedimenti amministrativi, che è ancora degli anni 90, se non erro, quelle che poi saranno effettivamente queste novità. Credo che sia, poi più avanti magari aggiornerò l'aula sugli emendamenti presentati. Credo che sia una proposta di buon senso che mira a, come dire, proseguire un lavoro già fatto e iniziare a pensare,
come insomma diceva qualcuno, se non ricordo male, era proprio Churchill, non più alle prossime e non ancora alle prossime elezioni, ma intanto alle prossime generazioni. Grazie.